I bilanci della società di trasporti TUA e dei centri di ricerca abruzzesi al centro della seduta in regione della Commissione di Vigilanza. La seguita per noi, Mischa Ruggeri. Negli ultimi 2 anni la società unica regionale di trasporto ha battuto 8 milioni di euro di costi e anche nel primo semestre del 2017 si è andati avanti con una politica di tagli e di rimedi d'emergenza centralizzando le spese. Ma nonostante tutto, le previsioni di bilancio riportano alla fine dell'anno un passivo di 500.000 euro. E la situazione in vista del 2018, quando alla regione arriveranno meno soldi rispetto ai 94 milioni del 2016 e agli 85 del 2017, si presenta assai complicata. È quanto emerso in commissione vigilanza dall'audizione del presidente di TUA Tullio Tonelli. Risparmiare di più, anche considerando la necessità di rinnovare il vetusto parco mezzi, l'età media di 13 anni, è impossibile. Quindi bisognerà aumentare le entrate, tenendo stabile o addirittura riducendo il prezzo dei biglietti, facendo crescere però il numero dei passeggeri. L'obiettivo è convincere il 10% degli automobilisti a scegliere gli autobus, chiudere le linee in perdita come la Lanciano-Bologna che non può fare concorrenza al treno e investire sulle tratte più frequentate. Per aumentare i ricavi ci vogliono progetti e programmi concreti. Noi abbiamo dei progetti e programmi, specie nell'area che ha una maggiore incidenza, che è l'area pescarese. Cercheremo di presentare un progetto che possa trasferire un buon numero di utilizzatori della vettura, della macchina, a utilizzare invece il mezzo pubblico, dando condizioni economiche più vantaggiose e sicuramente assicurando un servizio comodo. Ma il piano di Tonelli non convince il presidente della commissione Mauro Febbo. Vedremo i bilanci che ci ha consegnato, secondo me c'è anche un appesantimento debitorio nei confronti degli istituti di credito, cioè trasferito dai fornitori alle banche, e questo non credo che sia un buon viatico per una gestione sana. I bilanci delle società di queste dimensioni, di queste importanze, si fanno prima, già dal mese di ottobre bisognerebbe cominciare a capire quelle che sono le proiezioni. Qua mi sembra che si navighi completamente a vista.